direttamente da Misano, Autodromo Internazionale, Marco Simoncelli ai microfoni, Matthew Torgard in compagnia Jack. Per il vlog della Superbike torniamo, almeno io torno personalmente, due anni dopo, dopo aver parlato due anni fa del round Emiliano Romagnolo. Qui stessa cosa, abbiamo già visto delle cose clamorose, abbiamo la possibilità di andare nel paddock innanzitutto, sotto il podio vedremo tante immagini da lì, ma aperto al pubblico, ci sono tutte le zone, come possiamo dire, officina tra virgolette, sì, non un paddock. Siamo passati prima davanti ai piloti, mentre adesso ci accendiamo ad andare verso la tribuna del carro, a tre metri con tantissime cose, possiamo andare dietro ai muretti, c'è la gente ai muretti, insomma l'atmosfera è già carica. Ci vediamo alla variante del carro, arriveranno immagini per quanto mi riguarda nel mio vlog dalla pista direttamente, il suo vlog che vedremo anche sul suo canale sarà un po' più completo perché successe cose prima e dopo, insomma tanto spettacolo. Adesso andiamo a vedere le condizioni della Supersport e ci vediamo con delle immagini dalla pista. Che abbiamo, siamo alla variante del carro e quelle che vedete impegnate in questo momento sono le Supersport 600. C'è la qualificazione in atto, 10 minuti al termine e vediamo poi che diventa. Allora, aggiornamenti quotidiani sulla Supersport. Appena finita la qualificazione, tre italiani nelle prime tre posizioni: Bulega con Ducati ufficiale in prima posizione, Caricasuro con Ducati sempre V2 ma Team Altea seconda posizione, terzo Iari Montella Ducati Team Barney Spark. Due dei tre italiani si sono stesi, eppure infatti si sono stesi tutti e due, eppure sono secondo e terzo. Evidentemente il contesto fa tanto, Misano è una pista conosciuta, ci ha fatto anche dei test, quindi aspettiamoci. E probabilmente hanno tirato l'anima perché era da Misano, è il motivo per cui si sono stesi. Speriamo non ci stendano in gara perché 3 su 3 in partenza, esatto, giubilo. Tra poco Superbike e quindi qualificazione di fuoco, perché parliamo di un quarto d'ora di Super Bowl, poi pausa dove noi andremo a comprare merce, fare cose e poi in pista con le gare. Allora, qualificazioni delle Superbike finite, qualificazioni stranissime, mi verrebbe da dire. Scontate, seppur stranissime. Strane, perché abbiamo visto una bandiera nera ad Alex Lowes che non ho capito perché. Non si è capito perché, cioè si è steso, poi ha detto, è ripartito, ha fatto un giro e poi gli hanno sganciato la bandiera nera ma senza il cerchio arancione. Cioè non è che gli ha detto torna perché hai la macchina rotta, la moto rotta, è come bandiera nera. È caduto Alvaro Bautista che comunque ha fatto la pole in 33-0 ma è tirata perché seconda posizione per Razgatioglu a un decimo, neanche terzo Rinaldi, quelli previsti, qualificazione finita in realtà prima perché previsto. Gabriele Ruiu, wild card oggi qua a Misano, ha rotto il motore, incredibile, anche delle moto succedono che si rompano il motore. Ha rotto, non sappiamo se ha rotto lui o se si è rotto il suo, ma no, c'era... in pista c'è ancora. C'è un odore che ci ha intossicati, sì. Noi eravamo proprio nella tribuna lì, cioè si è fermata avanti. Adesso un'ora e mezza di pausa, verifichiamo se possiamo andare nel paddock a comprare un po' di merce e poi pronti per la tribuna. Pronti dunque, partenza della Supersport 300, 32 piloti pronti a darsi battaglia sul circuito di Misano e si parte, direi, con un macello totale, probabilmente aspettiamoci il casino in curva 1 alla prima variante, per il momento sembra tutto regolare, partenza che non vede particolari contatti, li aspettiamo nel punto dove siamo noi alla variante del carro. Niente, la gufata del telecronista ha colpito anche oggi. Ho appena detto tutto regolare fino a questo momento. Purtroppo un pilota della 300 finisce per le terre, un pilota della KTM se non ho visto male, e di conseguenza è bandiera rossa a Misano, quindi si aspetta la procedura di partenza mentre passano le moto in questo momento. Ci risentiamo per la seconda ripartenza. Allora, la gara è ripartita dopo la bandiera rossa per una caduta, 10 giri di corsa in questo momento sono previsti, i piloti sono pronti all'arrivo dove siamo noi, alla variante del carro. Teniamo un attimo l'inquadratura perché tra poco li vedremo sfrecciare, saranno un plotone di 31 piloti che in questo momento stanno dandosi battaglia sul circuito di Misano. 10 giri di fuoco dunque previsti. Con la nuova ripartenza si sente in lontananza il rombo dei motori, arrivano in questo momento i piloti, eccoli qua.
vediamo intanto l'ultimo giro della gara della 300, una gara paurosa fino a questo momento. Vediamo la ripresa dell'ultimo giro, sono in 20 miliardi per vincere, stanno arrivando in questo momento, vediamo cosa succede, perché qua vale tutto al curvone. Eccoli qua, sono in due che se la giocano. Oh, Polargo il leader. Vediamo, vediamo dalla schermata finale chi vince. Oh, l'ultima curva è entrato! Ieraci, credo. Sì! Bruno Ieraci da wild card, credo abbia vinto. Umberto Maia! And the race winner, Bruno Ieraci! The presentations, Boris, will be made. Respect for the national anthem of the winning rider, the national anthem of Italy. Le immagini che avete visto prima parlano da sole. Che emozione, ragazzi, parlano sotto il podio, da davanti sole. A qui del team, dietro di noi, l'ho visto dopo, c'erano i team, erano davanti. Che bello. Peraltro parliamo della gara, gara clamorosa della 300, non ci aspettavamo niente di diverso. Bellissima. Applausi bellissimo a Bruno Ieraci, che da wild card, quindi non da pilota regolare della 300, arriva qua e vince, esatto, nel modo che avete visto all'ultimo giro. Che dire, gara straordinaria, tutti puliti, tutti i sorpassi clamorosi. Davanti all'altro italiano che si prende la lead della classifica. Mirko Gennai adesso è leader del campionato, perché si è steso il leader del campionato prima di questa gara, Peter Svoboda, il pilota della Repubblica Ceca. Adesso torniamo in tribuna, Superbike, e poi si conclude oggi con la Supersport, sperando di rivedere a questo punto altri due podi a questa distanza, che non è mica niente male. Noi stavamo già invocando al pronti per la Superbike. No, non è vero, problemi per Bradley Ray, e quindi devono rifare tutta la struttura di partenza. Una pioggia di bandiere rosse, problemi di moto, di auto, di persone, di cose. Pare si è spenta la moto di Bradley Ray, quindi rifanno il giro di formazione, un giro in meno. Devono essere 23 giri, aspettiamoci battaglia per 22. E dopo l'inconveniente a Bradley Ray si prova a ripartire, il termine più corretto, 20 giri per 26 piloti. Pronti a darsi battaglia, tra poco sarà lights out e parte dunque la Superbike a Misano con Bautista Razgatioglu e Rinaldi nelle prime tre posizioni, con lo spagnolo che gira tranquillamente per primo. Attenzione al casino, alla variante del parco, l'immagine però è un po' sgrata, non si vede, però le Ducati sono prima, secondo, con Razgatioglu terzo, li aspettiamo nel nostro punto di osservazione. Commenti rapidissimi, ci sono i primi sei che fanno una gara, di cui le due Ducati fanno un'altra ulteriore gara a parte, e poi tutti gli altri con l'idolissimo Ryu Mizuno after debut. La situazione è questa. I gruppi sono quattro, i primi due, Razgatioglu e compagnia, il midfield e poi Mizuno, che fa gruppo da solo in fondo. Si aspetta lotte nel midfield a questo punto, poi, per le zone. I primi giri è solo Imola 22. Sì, gara da spegnere la TV, cioè sta succedendo. Bisogna vedere se magari cambia qualcosa con la serie delle gomme nella parte successiva della gara. Ci aggiorniamo comunque magari per i giri finali, dove magari avremo le notizie più certe. The Yamaha by Prometeon, Toprak Razgatioglu. In second place, il pilota d'Italia for Aruba IT Racing Ducati. I'm sure you're going to go crazy for Michael Ruben Rinaldi. And the race victory for the 12th time this season, the championship leader. It's another perfect start in Misano for Alvaro Bautista. E siamo pronti con il sindaco di Misano, il dottor Fabrizio Piccioni, che è pronto con il trofeo di bronzo. Gentlemen, please
your respect for the national anthem of the winning rider, the national anthem of Spain. Non ho problemi a dire che è stata una gara orrenda, diciamo le cose come stanno. Imola 2022, sì, è stata una gara che è durata molto poco, perché parliamo di due dominatori assoluti, le due Ducati Aruba, Razziatoglu e Bagnomaria, e il resto quello sì, che abbiamo detto sì, all'inizio. Cioè, nonostante il decimo sulla qualifica, poi Razziatoglu in gara aveva un passo che era probabilmente due o tre decimi al giro più basso sì, degli altri, che poi è arrivato nel gruppo davanti, era After Music pure lui, tra virgolette. Sì. E poi un po' di battaglia che ha avviato il tutto negli ultimi tre giri tra Rey e De Gerter. E momenti De Gerter ci riusciva. Quello è stato bello, lì ha emozionato. È stato molto bello. Se no era una gara piatta. Gara un po' piatta. Sì. Peccato, perché la Superbike ha il potenziale, non tutte le gare possono essere belle. Domani pare sia bagnato, potrebbe essere quella la variabile più interessante. Pronti anche per l'ultima gara della prima giornata delle Superbike, si corre la categoria intermedia, la Supersport Next Gen, con dei 600 di cilindrata e anche altre moto tipo la Triumph, la MV e la Ducati. Si parte in questo momento con tre italiani nei primi tre posti, che partenza di Caricasulo, guarda, che è andato veramente a stampare Bulega prima della variante del parco. 32 piloti per 18 giri di, spero, follia, perché devo rifarmi dalla gara di merda di Superbike. Una bandiera rossa. Siamo praticamente a metà corsa della Supersport Next Gen, dicevo prima che ci sono sì delle 600 come il vecchio regolamento, ma anche delle moto più grandi di cilindrata potenziale, di Ducati, Triumph ed MV Agusta. In questo momento Bulega è primo, ci sono praticamente 5 italiani, 4 italiani in realtà nei primi 5 posti, con l'unica differenza che c'è in mezzo Marcel Schutter. È una gara dove vediamo Bulega che sta facendo una gara a parte al momento, anche se non ha il margine come aveva Bautista di Superbike. Mentre arriva un sorpassone di Schroeter non inquadrato, su Schroeter non inquadrato, Caricasulo adesso è terzo. E quindi in questo momento tripletta italiana con Bulega, Manzi e Caricasulo. Schroeter che aveva fatto una partenza fuori, ha superato quasi tutta la tripletta italiana, e poi però adesso sta tornando dietro, forse non dal passo. È l'ultimo giro della gara della Supersport, mentre si avviano intanto gli ultimi piloti a completare la corsa. Questo è il thailandese, se non sbaglio, Sarmon. Aspettiamo Bulega, perché sta facendo una grande gara, eccolo qua, con dietro altri due italiani pronti per il podio. Attenzione, attenzione, intanto Caricasulo ci prova. Ma non ce la fa, mi sa. Supersport podium in Misano, in third place for Altea Racing Ducati. Make some noise for Italy's Federico Caricasulo. In second place, our second Italian rider for the Tencate Racing Team, Stefano Manzi. And the final rider, his sixth victory of the season. Another dominating weekend so far for the World Championship leader for Aruba IT Ducati. And our third Italian rider on the podium, Nicola. Andrea Albani, managing director del Misano World Circuit, Marco Simoncelli detiene ora il trofeo di bronzo. And gentlemen, for the third time today in Misano, it is time for the winner's national anthem, the national anthem both of the rider and of the manufacturer, the national anthem of Italy. Sprint della Superbike, 10 giri di follia che partono in questo momento con le due Ducati nettamente favorite.
Attenzione ovviamente sempre alla variante del parco, le Ducati però girano per prime, anche se Ras Gadioglu si infila, vediamo come arrivano alla variante del carro dove siamo noi, mentre cade uno, mamma mia che incidente mostruoso, ma la variante del parco continua a mietere vittime evidentemente, mentre Ras Gadioglu tenta l'attacco e passa su Bautista. Primo giro di follia in questa gara sprint, non è caduto un tizio a caso, è caduto Gerter, quindi uno di quelli che è arrivato nei primi sette la scorsa gara. C'è anche un altro pilota della Yamaha, no? Non ricordo se è Baldassarri o comunque uno del centro gruppo, forse Bledri Ray. Forse Bledri Ray, una tonnara, minchia! E Gerter scivola e prende il pilota dietro. Sì. La gara si è interrotta per bandiera rossa, però strano, non verranno mai, non succede mai. Invoco le 5 stelle lo stesso perché è stata una gara molto bella. Le moto stanno passando adesso, bisogna capire se ha vinto Bautista o ha vinto l'altro pilota. Allora è ufficiale, la fortuna aiuta chi ci prova. Ha vinto Bautista perché il sorpasso l'ha fatto prima della bandiera rossa. Altrimenti... il sorpasso proprio mentre gli altri due si stendevano, ucciso poi 5. E dunque pronti per la Supersport Next Gen. 18 giri per 32 piloti pronti a darsi battaglia, un semaforo lungo che neanche F1-22 che si spegne adesso e partono i piloti, attenzione alla solita variante del carro, Caricasulo che partenza tra l'altro per girare per primo alla variante del parco, Bulega rientra per terzo, aspettiamo che come al solito arrivino alla nostra postazione, uno va per le terre tra l'altro, ma sembra tutto buono per il momento, niente contatti. Della Supersport Next Gen, è una grandissima lotta tra Manzi e Bulega per la vittoria, eccoli qua, sempre davanti Manzi alla variante del carro, evidentemente mancano le ultime curve per questa gara di Misano, è davanti ancora Manzi alla Misano 1, è davanti ancora Manzi alla Misano 2, entrambi, ha vinto Stefano Manzi partendo decimo. Bandiera verde dunque per la Superbike, ci sono 23 piloti pronti a darsi battaglia per 23 giri e via con una partenza clamorosa di Ras Gadioglu, signori, che gira per prima la variante del parco. Vediamo se con le condizioni più fredde il turco saprà fare la gara della sprint e per lo spettacolo francamente ci vorrebbe. Nessun contatto al parco, ci si rivede al carro. Stavo già dicendo, no, ma è una gara come la lunga del sabato. Ci sono gli applausi invece per un colpo di scena a Misano Adriatico per i Torinaldi che ha centrato la Gattolo. E niente, siamo all'ultimo giro di questo strazio di gara 2 perché l'unico highlight è stata la caduta di Rinaldi su Ras Gadioglu. Stanno arrivando i piloti, questo che stiamo vedendo è Bautista che sta per vincere in carrozza l'ennesima gara della carriera e l'ennesima tripletta per il pilota spagnolo. In seconda posizione c'è Toprak Ras Gadioglu che sta guidando letteralmente anche lui con il caffè. Terzo un grande Agus
questo punto Axel Passani che compie il miracolo con la sostituzione privata di Mosca e la gara tutti schierati i piloti della Supersport 332 e per la precisione darsi battaglia per 13 giri di Tonnara. Aspettiamoci una gara fantastica come quella di ieri e si parte in questo momento che scatta tra l'altro da parte del Pullman che sembra allungare un attimo. Vediamo la variante del parco se escono tutti indenni, anche se vista la categoria forse difficile. E invece no, riescono tutti a uscirne bene. Vediamo da noi cosa succede allora. Eccoli. La gara della 300 non delude mai, ma mai nella vita. Colpo di scena comunque a Misano Adriatico, Umberto Maier a Podo ieri si ritira, gli è fumato il motore davanti a noi, probabilmente gli abbiamo portato sfiga in qualche modo, però che bella gara, che bella gara. Sono passati tecnici a guardare, sembra che non abbia sparso olio, no. Non hanno sventolato la rossa, hanno sventolato sulla bandiera Sono passati tre giri, occhio a Dirk Geiger che sta facendo delle cose inenarrabili, tipo entrare all'esterno alla curva del carro, il ragazzo con la capatina. Quello che non corre il campionato, come si chiama? È Bruno Jeraci. Jeraci che anche è sempre oggi lì. Ha fatto una partenzione. È sempre lì che si scambia. È letteralmente un casino commentare l'ultimo giro della Supersport 300. La Tonnara non delude mai. Adesso i piloti arriveranno al curvone per l'ultimo giro di questa grandiosa gara. Sempre primo alla Misano 1, va alla Misano 2, ha rivinto Jeraci, uno va largo ma chi se ne frega, Jeraci ha rivinto, Geiger è secondo e terzo è Peter Svoboda, Jeraci di nuovo, 50 punti da Waikato, incredibile. Io voglio la standing ovation per Bruno Jeraci, possiamo dirlo senza particolari. Ma stai scherzando? Ha vinto gara 1, ha vinto gara 2, a questo punto battaglia da leone. Io lo voglio vedere come wild card a Imola, cioè che le vince tutte. Cosa lo voglio vedere fisso, perché a quanto pare dall'anno scorso si è fatto una scantata sì, di quelle dove l'anno scorso i vari mondiali Jeraci purtroppo non era un fattore. A sto giro sì, che gara, che bella Supersport 300, possiamo dirlo. Perché a parte che gli ultimi tre giri c'erano sorpassi doppi, tripli, non si capiva più niente. Commentarla era un casino. Alla fine abbiamo visto l'ultimo giro, che gara straordinaria. Standing ovation per tutti degli eroi veri. L'Aprilia Cup, o meglio la sfilata delle moto dell'Aprilia RS Cup, è stata la mia ultima clip del Mondiale Superbike di questi due giorni di weekend. L'Aprilia Cup, peraltro, che ha visto una tripletta italiana, un bel monomarca che ha concluso una giornata, peraltro finita con la pioggia. Siamo al momento nella parte di ritorno, poi, esatto, come previsto. Siamo nella parte di ritorno, che sarà un viaggio parecchio lungo, che dire, è un weekend molto bello, per quanto mi riguarda, molto più bello del 2021, dove c'erano ancora delle regole per quanto riguarda la pandemia. Qui abbiamo visto un ambiente molto familiare, con piloti molto vicino, con proprio la vicinanza tra fan e professionisti. Ma addirittura all'uscita quel pilota che abbiamo incrociato, che era per strada, era un pilota della Aprilia Cup, che era per strada insieme a un meccanico e altri della sua equipe, io ho cercato di rubargli una foto di nascosto, stavano parlando delle loro cose e il meccanico gli fa segno, foto, e ha indicato verso di me e si sono fatti, sono messi in posa per fare una foto, voglio dire, perdono pure il loro tempo per te, perché sei lì, voglio dire, è bellissimo. Esperienza da rifare, questo sicuramente. Ci sarà modo di evidentemente ripeterla, mi auguro il prossimo anno. Ancora una volta la Superbike francamente non delude e quindi speriamo appuntamento alle prossime volte. Quindi
Un cordiale saluto da Matthew Thorgard e da Jag.